ragazzi e benvenuti ad una nuova meravigliosa video recensione solo for you. Come previsto cari miei, in questo video vi farò vedere un telefono davvero molto molto particolare. È qui tra le mie mani, o meglio, è qui in inquadrato, ma voi non lo vedete, forse sì, quale è questo qua, carissimi amici. Sì, stiamo parlando del Watch Phone di LG. Partendo dal presupposto che quando è stato presentato ormai un annetto e mezzo fa, io sono stato il primo a dire che non serve a nulla, perché il prezzo era davvero troppo elevato, si parlava di 1000 euro al momento della vendita. Devo ammettere che mi sono sbagliato, e anche parecchio, perché questo dispositivo, carissimi amici miei, rappresenta un'innovazione e un passo indietro. Una cosa un po' strana, vi spiego. Paradossalmente con i telefoni di oggi tutto si fa tranne che telefonare, insomma, sono talmente ricchi di funzioni che quella telefonica passa quasi, dico quasi, in secondo piano. Mentre con gli orologi di oggi tutto si fa tranne che guardare l'ora, carissimi amici miei, perché si può telefonare e mandare messaggi. A parte gli scherzi, quando questo dispositivo costava 1000 euro, 999 euro, era davvero improponibile ed era ovviamente un gadget per i più ricchi, i più appassionati. Adesso però il prezzo è sceso buono del 50%, infatti in alcuni centri come Euronix, Marco Polo eccetera eccetera si riesce a trovare a 4,99 e già diventa un po' più proponibile. Certo, resta sempre un gadget e non un vero e proprio telefono, insomma, ma per i più appassionati io consiglio veramente di provarlo. Insomma, io prima avevo due telefoni un po' scrauti, insomma, avevo l'iPhone che è meraviglioso, però come secondo telefono avevo questo Nokietto qua, che ormai è anche impolverato. È tanto bello, però alla fine mi scocciavo di portarlo dietro come secondo telefono. Mentre con questo meraviglioso telefono orologissimo riesco ad avere un telefono che ha un'autonomia sicuramente maggiore di quella dell'iPhone, che è tra l'altro HSUPA, quindi un modem portatile Bluetooth, con il quale posso ricevere e fare telefonate tramite Bluetooth o tramite il viva voce, poi vi farò vedere, vedere l'ora, insomma, averlo sempre al polso. È davvero comodo. Io pensavo che fosse inutile, molti di voi sicuramente penseranno che sia inutile, perché che cacchio me ne faccio di un orologio a telefono, ma una volta iniziato ad utilizzare tutti i giorni alla fine non se ne riesce più a fare a meno, perché è davvero molto comodo, soprattutto in situazioni nelle quali non si può portare il telefono in tasca. Ok, comunque ragazzi, bando alle ciance, adesso vi faccio vedere un po' questo meraviglioso telefono e faremo un paragone non con l'iPhone 4 ma con un meraviglioso orologio Casio. Sto scherzando, non faremo alcun paragone, vi farò solo vedere il contenuto della scatola, o si dice scatolo, cioè faremo un unboxing e c'è un motivo per questo, e vi farò vedere un po' le funzionalità del telefono, dell'orologio. Partiamo dal presupposto che questo dispositivo telefona e riceve messaggi, punto. Non c'è browser, non c'è che ne so, non c'è nulla, null'altro, non ci sono applicazioni. Ci sono delle applicazioni base che vi farò vedere, però c'è una meravigliosa fotocamera frontale con la quale si possono scattare delle foto di qualità bassa, ovviamente, perché il sensore è molto piccolo date le dimensioni ridotte del telefono, e però con il quale si possono fare delle videochiamate, quindi un po' tipo come James Bond, potrete parlare con il vostro interlocutore tramite il telefono. È una cosa stupida, una cosa comoda, a voi la scelta, a me piace e mi piace davvero molto. Per il resto, godetevi il video. Allora ragazzi, iniziamo con l'unboxing, che anche in questo caso ha una motivazione. La motivazione è, diciamo, una domanda: perché i progettisti di questi meravigliosi dispositivini si perdono sempre sulle sciocchezze? E adesso vi spiego meglio. Aprendo la confezione, vabbè, troviamo un scomparto dove c'è il CD e il manuale. Questo è il watch phone del quale parleremo dopo, il GD910 di LG, lo mettiamo qui. Nella confezione ci sono due scomparti per gli accessori. E perché? Perché nello scomparto, diciamo, di destra troviamo un cavo LG con connessione proprietaria di LG. Troviamo queste clip, ce ne sono due, poi vi farò vedere a cosa servono. Praticamente servono ad aprire il telefono per inserire la SIM. Troveremo questo caricabatterie nel quale il telefono va inserito a clip, che utilizza il cavo proprietario di LG. E poi troveremo il caricabatterie con un cavo proprietario di LG. Già qua c'è da pensare: perché hanno utilizzato un cavo proprietario e non un micro USB? Vabbè, ma fino a qui ci può anche stare. La cosa un po' scemina, che però alla fine voglio dire, è che dall'altro lato troviamo un regolare Bluetooth con il caricabatterie che non è, che non utilizza l'LG. Allora,
sarà necessario utilizzare un caricabatteria per l'auricolare e un caricabatteria per il telefono. Non sarebbe stato più comodo, carissimi progettisti, e probabilmente avrete i vostri motivi, insomma, comunque, utilizzare un auricolare con una micro USB e anche far caricare il telefono con una micro USB in modo tale da essere un po' più standardizzati e più compatibili con gli altri accessori? Va bene, a parte questo, comunque, incominciamo a parlare un po' di questo meraviglioso dispositivo che a me piace tantissimo e che adesso vi andrò a descrivere nel dettaglio. Allora, iniziamo subito a parlare delle dimensioni. Ciao ragazzi, le dimensioni sono medie, insomma, io non ho un braccio molto, un polso molto grande e devo dire che lo trovo abbastanza comodo. Si tratta comunque di un telefono cellulare, ragazzi, quindi insomma rendetevi conto che è davvero molto 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 piccolo. Il display è di un pollice 4, un pollice 43. E sul lato destro troviamo il tasto per l'accensione per chiudere le chiamate, il tasto per avviare le chiamate, con il quale si può anche avviare un menu all'interno di alcune applicazioni nel telefono, e questo che è un tasto tuttofare, un po' come il tasto home del telefono, insomma, per tornare indietro, andare a varie applicazioni. Il display è davvero molto molto luminoso e molto preciso, nonostante sia piccolo è dotato di un sistema di sensori capacitivi in grado di dare un feed davvero davvero buono. Adesso ve lo farò vedere in azione, magari lo appoggio qui e farò un piccolo zoomino. Allora, andiamo a accendere il GD910 premendo il tasto in basso a destra. Vi ricordo che questo telefono è dotato di un sistema operativo proprietario, quindi non ha ovviamente Android né BADA né niente del genere. È stato ovviamente studiato apposta perché il telefono è abbastanza particolare, il display è piccolino, insomma, e anche le impostazioni devono essere studiate di proposito per questo meraviglioso dispositivino. I tempi di accensione sono medi, insomma, nulla di particolarmente eclatante. La cosa bella è che appena si attiva il telefono esce l'orologio. Orologio che può essere impostato in diverse visualizzazioni, che però perde allo spegnimento. Vi spiego, esce quando si accende e si spegne il telefono, no, quando si spegne e si accende il telefono, sciocchini, esce sempre, insomma, con questa schermata. Quando va in standby il telefono ovviamente è come se fosse proprio un orologio, quindi non è illuminato. Vedendolo contro luce si riesce a vedere l'ora. Se si preme qui esce la retroilluminazione, se si pigia un po' più a lungo esce il menu del telefono. Dicevo, le impostazioni dell'orologio sono personalizzabili facendo un semplice slide in basso o in alto, e sono disponibili diverse modalità di visualizzazione davvero davvero molto belle. Adesso vi faccio vedere quella che io gradisco di più, che è questa qua, che è davvero sfiziosissima. Poi c'è ovviamente una con, diciamo, gli analogici, ci sono quelle digitali con gli screensaver personalizzati, insomma, davvero davvero molto divertente. Il sistema operativo, l'interfaccia del sistema operativo è praticamente come se fosse un cubo, quindi facendo uno slide a destra o a sinistra si vedono le varie facce del cubo. Il menu principale nel quale vi troverete è questo, con il quale si possono effettuare velocemente videochiamate o chiamate vocali. Ovviamente c'è il tastierino numerico che risulta anche davvero molto molto sensibile e molto preciso, ed è possibile inserire i vari caratteri speciali, attivare o disattivare l'audio della chiamata, salvare un contatto, cercare un contatto in rubrica e mandare un messaggio diretto al numero che abbiamo appena digitato. Per tornare indietro, un po' come si fa con l'iPod Nano, insomma, si va così verso sinistra. Ovviamente qua c'è il tastierino fisso e devi premere il tasto al lato. Per andare nell'altro menu basta fare uno scorrimento e si ha il menu principale, che è personalizzabile nelle visualizzazioni. Io ho messo questa, che è quella che mi piace di più, però vi farò vedere che c'è la possibilità di impostarne altri stili. Nelle impostazioni è possibile modificare il Bluetooth, è possibile ovviamente scegliere il profilo. Io, devo dirvi la verità, lo utilizzo sempre in vibrazione, perché avendolo sempre al polso, insomma, la vibrazione è il top. Schermo, si può impostare la luminosità, si può impostare la dimensione del carattere e si può anche impostare a questo punto lo stile del menu, cliccando qui. Ci sono vari menu disponibili, a me piace di più quello che ovviamente ho impostato, però diciamo le possibilità sono davvero molte. La luminosità del display è buona, la risoluzione, voglio dire, non è che sia il massimo, insomma, nulla di particolare. Il telefono è HSUPA, quindi è un ottimo modem portatile con il quale si può connettere un dispositivo tramite Bluetooth. Io devo dire la verità, nonostante ci sia la possibilità di effettuare videochiamate
su rete cellulare non li utilizzo molto, quindi ho deciso di tenere il telefono in modalità GSM per risparmiare un po' la batteria. Batteria che dura, secondo quanto dice LG, intorno alle 100 ore. Io in un utilizzo medio, insomma, 100 ore in standby. Io in un utilizzo medio l'ho utilizzata per un paio di giorni, un giorno e mezzo, e poi ho dovuto ricaricarlo. L'unica cosa scomoda ovviamente è che non si può utilizzare l'orologio quando è in ricarica e bisogna metterlo nella clip in questo modo. Adesso vi faccio vedere praticamente come funziona. La clip si connette al telefono tramite questi piccoli plug che vanno a toccare il telefono in questa zona qua, vedete? Telefono che è anche resistente all'acqua, mi raccomando, certo non è subacquea, però è resistente ai piccoli schizzi d'acqua. Qui dietro viene messa la SIM svitando questo scomparto con le clip che vi ho fatto vedere prima. È inoltre disponibile un veloce calendario e questa è una schermata, diciamo quella principale, nel quale si può impostare velocemente il telefono in modalità aereo, si può scegliere il profilo e si può vedere tramite questo, diciamo, quest'icona centrale le varie notifiche di chiamate perse o messaggi ricevuti, insomma. Per quanto riguarda la telefonata, voi mi direte: è scomodo chiamare senza poter mettere il telefono vicino all'orecchio. È vero, ma partendo dal presupposto che tramite Bluetooth le telefonate, voglio dire, sono molto molto comode, questo telefono è dotato di un ottimo speaker che però nelle chiamate in viva voce forse poteva essere migliore. Adesso vi faccio vedere un po' la velocità, la potenza dello speaker, che parte in automatico in viva voce ovviamente quando il dispositivo non è connesso a regolare Bluetooth. È abbastanza alto, voglio dire, però in situazioni, diciamo, di chiamata in luoghi pubblici è un po' scomodo far sentire i fatti nostri ed è scomodo comunque dover parlare così. In macchina invece è davvero molto comodo. Io ho fatto delle prove guidando, parlando al telefono, avendo il telefono al polso, e devo dire che è stato davvero molto comodo. Per quanto riguarda la messaggistica, voi direte che è scomodo mandare i messaggi con un orologio. Invece, cari miei, no, non è scomodo. Anzi, devo dire la verità, quando è sul polso è ancora più comodo. Il tutto grazie ad una perfetta tastiera alfanumerica molto molto precisa, con la quale, vedete, con la quale è possibile utilizzare il T9 oppure la solita scrittura alfanumerica, disattivando quindi il T9, ed è possibile spostarsi all'interno del rigo per fare delle correzioni. Insomma, è comodo anche scrivere messaggi con questo meraviglioso telefonino orologino, anche se a prima vista può sembrare scomodo. In realtà, utilizzandolo, vi renderete conto che è molto più comodo e funzionale di quello che sembra. Per quanto riguarda la multimedialità di questo dispositivo, non è che sia eccessivamente potente. E perché? Perché è un orologio, ragazzi, non ce lo dimentichiamo mai. Però è comunque presente una fotocamera frontale VGA con la quale è possibile fare delle fotografie. Guardate, qui c'è una Canon, oh mio Dio! Scattare delle fotografie, adesso la scattiamo, in qualità VGA, che si possono o salvare su un computer o assegnare ai contatti in rubrica. Per quanto riguarda invece lo speaker della musica in viva voce, mi ha davvero stupito perché si sente davvero bene, il volume è molto più alto, quindi non so perché quelli di LG abbiano deciso di limitare il volume della viva voce in chiamata, probabilmente per l'eco o per la scarsa qualità del segnale audio, insomma. Comunque, vediamo se c'è qualche brano. Sì, adesso vi faccio sentire un brano. Insomma, la qualità dell'audio è davvero buona. Non funziona però in background, quindi non c'è una sorta di multitasking. Se si vuole sentire la musica non si possono fare altre operazioni. Insomma, ragazzi, si tratta di un dispositivo davvero molto particolare che potrà piacere più appassionati, mentre a chi, diciamo, non si interessa di queste cose sembrerà inutile. A me piace molto e consiglio a chiunque abbia bisogno di un telefono del genere, cioè senza alcuna pretesa, cioè solo per chiamare e per mandare messaggi, almeno di provarlo, perché è davvero davvero molto bello e comodo piuttosto che bello. Insomma, ragazzi, questo è il GD910, a voi l'ardua sentenza, fatemi sapere tramite commenti cosa ne pensate, ma mi raccomando, non lasciate commenti cattivelli. Un bacio a tutti e ricordatevi che siete i più belli in the world.